quello che vi ho rifatto, così vi spiego cosa ha cambiato, le varie modifiche che ho fatto. Allora, in primis, questo non è obbligatorio, ma già che c'ero l'ho fatto, era questo, mettere l'oggetto principale appunto come dinamico, il cubo come dinamico. Questo perché? Perché così quando davamo la spinta, notate che ci mettevo un attimino a partire, notate? Fa proprio la corsa in movimento che fa il Mario standard, ok? Poi avevo messo tranquillamente il salto, notate che adesso le animazioni non si bloccano. Cosa che prima invece si bloccava, adesso invece puoi andare avanti e indietro, questo vi spiego esattamente cosa ho combinato. Non si blocca più, cioè i salti sono corretti e tutto il resto. Ok, quello che ho combinato in realtà non è niente di grave, più o meno come vi ho spiegato. Allora, le collisioni, partendo dalla collisione che è uno dei problemi più brutti che succedeva. Allora, la collisione viene tutta risolta da questo, dal dunking, dal dunking e dalla translation. Se la mettete, ma andate a sbattere, cioè se la mettete a zero, se andate a sbattere siete sparati indietro. Se invece non la mettete a uno, siete proprio esattamente attaccati. Però rimane il problema, è un minimo, lui deve uscire, se no c'è sempre compenetrazione degli oggetti, quindi fa casino. Quindi, non so, magari lui si sposta leggermente. Se invece voi, cioè, lasciate un attimino, è anche magari carino il discorso che si sposti, basta che non se ne vada logicamente a fare una passeggiata. Quella è la primissima cosa. E invece ho fatto un po' di modifiche concettuali sul discorso dei logic break. Allora, le cose più particolari che ho fatto sono sull'animazione, in realtà, che quindi... Allora, prima di tutto cosa ho fatto? Visto che stavo facendo un po' di casini, che mi stavo perdendo, ho diviso proprio fisicamente l'animazione dello scheletro, dell'armatura, dall'animazione del cubo. Ok? Quindi ho preso in due maniere separate, non ho fatto sempre un unico blocco. Allora, per il cubo, per farlo saltare, ho sempre messo la forza. Ok? La forza che dovete sempre fare il calcolo della massa. Ok? Quindi se mettete tanta massa, perché magari vi serve, se mettete troppa massa, dovete mettere di conseguenza anche una determinata forza, se no non riuscite a farlo saltare correttamente. E poi ho sempre messo... Non so perché mi zoom più indietro. Ok? Se non mi sbaglio, ho messo... Non è qui, ok, buon niente. Allora, questo qua diciamo la forza che avevate già vista l'altra volta. In realtà guardiamo adesso il discorso dell'armatura, se la riesco a selezionare. Ok, allora notate cosa ho fatto. Io ho rimesso di nuovo i controlli sull'armatura. Ho rimesso nuovamente, se premo A, cosa all'armatura deve succedere. Ok? Cosa deve succedere quindi se premo A? Allora... Allora, fatemi capire. Ah, allora, prima di tutto, se premo A l'ho fatto ruotare, faccio ruotare l'armatura di 90 gradi, ok? Ruotando di 90 gradi l'omino mi si gira. Vi ricordate che non c'era il problema che non si riusciva a far ruotare l'omino, ok? E l'ho fatto subito in questo modo. Io ho detto, col constrain come opzione, dandogli l'asse di traslazione, nel mio caso era l'asse X che dovevo utilizzare, mi permette di fare la rotazione dell'oggetto, quindi di conseguenza se io premo A lui mi trasla di 90 gradi, quindi l'omino va a sinistra, ok, perché relativamente era a destra, che fa così e si ruota. Se premo B invece mi va a... se premo D invece mi farà di conseguenza una traslazione di meno 90, cioè va a prendere l'inverso di quello del valore in cui era precedentemente, ok? Questa è la prima cosa, quindi voi non dovete rifare l'animazione, in automatico volete farlo con la constrain. Ma la cosa più importante è questa. Allora, notate cosa ho fatto. Ho giocato sulla priorità. Ok? Io ho messo che quando premo A, mi c'è tranquillamente la mia animazione della run, della corsa, se non funziona. Della corsa, però che deve avere priorità 2. La priorità 2 cosa vuol dire? Che la corsa è obbligatoriamente... La cosa obbligatoriamente deve dare la priorità su tutto il resto, quindi praticamente
Quindi praticamente se c'è qualche altra quota che ti sta rompendo le palle, tu comunque premuto la A o premuto la D, in automatico mi parte l'animazione della corsa. Ed altra cosa importante, mi pare che sia qua, esatto, è mettere queste due opzioncine per la corsa. E il trigger vuol dire che lui, come si può dire, nel momento in cui tu premi D, rimane su D, non viene continuamente data D come input, ok? Ciao. E quindi praticamente questo ti permette di dirgli che il loop end non finisce più, finisce solo effettivamente se tu premi di conseguenza la A, e quindi ripartirà l'animazione da A, e quindi di conseguenza andiamo avanti così, con priorità 2, e quindi obbligatoriamente partirà la cosa. Questo è il trucco per fare in modo che si abbia la cosa. Che ho rotto tutto, non so, grazie. Non sono rotto perché non so neanche cosa ho nominato. Vediamo un secondo. Ok, e quindi in questo modo qua vedete, poi per fare tranquillamente il nostro oggetto che si muove, ho fatto semplicemente l'animazione, una action per il blocco, e quindi può tranquillamente saltare sopra il blocco e di conseguenza se ne va su e se ne va giù. Ok? E quando sarà attaccato potresti linkare nel momento in cui sei in collisione. Ok? E quindi questo era praticamente il template che vi ho postato poi su Facebook, in modo da dare tranquillamente. Poi qua, se io avessi messo che sempre mi facesse pure l'animazione dell'omino fermo, vuol dire che sempre, nel momento in cui non faccio niente, quindi tutti i loop end sono finiti, parte dall'animazione dell'omino fermo, quindi avremmo anche l'omino fermo senza star bene in tramappia come fare a calcolare l'omino fermo. Ok? Bene, ora vediamo un'altra cosa, qui non c'è niente da fare, ve la faccio vedere qua e voi la rifate insieme a me. Allora, come fare i vari livelli di gioco? Ok, questa è una cosa importante. Allora, entriamo sempre in modalità Blender Game, entriamo in modalità camera, facciamo sempre uno come cosa, e posizioniamoci la nostra telecamera. Ho messo la nostra telecamera in modalità frontale, ok? Per comodità. Ora facciamo tre stupidate, facciamo le tre opzioni, opzione 1, opzione 2, opzione 3, tanto giusto per capire. Questo va a essere il nostro schermo di selezione all'inizio, quindi praticamente basterebbe premi start per continuare, ok? Quindi noi creiamoci tre cubetti, che saranno le nostre tre opzioni, e inseriamoci di conseguenza del testo. Lo ruotiamo 90 gradi e ci scriviamo qualcosa. Abbiamo fatto le tre opzioni, giusto? Ora dobbiamo fare in modo che se clicco l'opzione 1 mi vada, non so, alla scena 1, se clicco l'opzione 2 mi vada alla scena 2, se clicco l'opzione 3 mi vada alla scena 3. Ok? Siamo fin qua? Allora. Apparentemente vedo se si vede il testo correttamente, sì. Quadratino è solo per mettere il segnalino, cioè giusto per. Mentre il text
col tab. Quindi scusate, col tasto tab editate il testo, eh. Il dubbio tab. Nel dubbio tab. E controllo F4. Alt F4. Ma si è chiuso, no! Beh, se lo meritava. Non c'è oggi. Dovrebbe arrivare. Da Milano adesso sei proprio incasinato, Beh, per farlo come video a parte, come gossip. Esatto. Il gossip dei corsi. Blender gossip. Non c'è niente che fa. Ciao, ce l'abbiamo fatta la trascritta. La scritta sembra che passa sempre un poligono la scritta poi ti frega. Sì, sono spazzate anche più. Sì, sì, no, ma va bene, giusto per farvi capire come creare le varie scene, quel discorso. Sono di moda mettere di traverso. Andiamo di traverso, mettiamo di traverso. Andiamo in 3D. Più o meno, no? Eh? Ok? Allora, abbiamo fatto le nostre tre scritte, giusto? Adesso vediamo che l'opzione 1 vada nella scena 1, l'opzione 2 vada nella scena 2, l'opzione 3 vada nella scena 3. Quindi, in priori, cosa dobbiamo fare? Creare le varie scene. Giusto? Se no, diciamo dove vai la scena 3 che non c'è un cacchio. Per creare la nuova scena, cosa si fa? Si preme questo tasto. Questo qua in alto. Add new scene by type. Allora lui ti dice cosa devo fare quando aggiungo la scena. Devo crearne una nuova, quindi se voi volete cambiare radicalmente tutto, una con i settaggi fatto, una con anche dentro tutti gli oggetti, una con gli oggetti, oppure una copia pure semplice della scena che state editando. Questo perché ti dà tante opzioni del genere, perché allora una nuova scena vuol dire che voi, non so, se non so come succede nei film, avete la parte introduttiva del videogioco in tutta figa, bla bla bla. Poi cliccate ok e vi va a caricare proprio il gioco vero e proprio, ok? Quindi questa è una scena nuova. La copia dei settaggi, se avete fatto qualche settaggio particolare nel mondo, eccetera, eccetera, allora vi copia solo quelle cose lì. Gli oggetti che state usando da una parte, dovete usare anche dall'altra, che sta bene magari doverli importare nuovamente o altro. E vi completate proprio quello per creare le mie librerie, quindi sulle mai importate in automatico. E il full copy, quando è che viene utilizzato? Il full copy voi la utilizzate quando praticamente non dovete far capire al giocatore che è cambiata la scena. Ok, non so, lui apre una porta, per fare un esempio, non dovete fargli vedere che sta caricando tutto ciò che c'è di là, allora vuol dire che dovete avere anche tutto l'ambiente precedente. Allora cosa succede? Nel momento in cui voi fate una full copy, lui sta copiando tutto, quindi la posizione della telecamera, la posizione tutto è identica. Ma voi avete aperto la porta qui, ha già caricato la scena nuova e quindi praticamente avete la nuova scena che però è più facile da gestire, il giocatore non si è accorto di nulla e quindi praticamente potete fare le vostre cose tranquillamente. Adesso creiamo la scena 1, cioè scena nuova per l'opzione 1. Facciamo direttamente un new, ok? Facciamo direttamente un new, lui ricrea praticamente tutto dall'inizio, senza il cubetto solamente.
E qua, giusto per capire che cambiamo, ci mette la nostra scimmietta. Giusto per capire che abbiamo fatto una nuova scena. Ok? Adesso facciamo di conseguenza una nuova scena per la scena 2. Due scimmiette. Facciamo un cubetto, giusto per capire che siamo sul cubo. Ok? E facciamo subito la scena 3. Dove ci aggiungiamo, che ne so, un'altra mesh e facciamo un cono, giusto per capire, ok? Quindi abbiamo le tre scene, giusto? Mm-hmm. Andiamo quindi nella scena madre, la scena originaria. Adesso mi ha detto che quando clicco, allora andiamo nella scena. La cosa particolare in Blender nel game è che non esiste un, chiamiamolo un click. Vai, è un problema di testa allora. Forse non, perché non è ancora una mesh. Esatto. Perché adesso tu dovrai entrare e convertere nella modalità che poi vi farò vedere dopo. Parliamoci domani. Ah, bacchetta ormai. Ok. Perché non trovo un diventa verde? Se diventa verde? Il tuo. È vicinissimo alla scimmia. Ma perché non avendo una videocamera va a prendere dove ci voglia lui. Probabilmente. Beh, praticamente una parte di... Vabbè, abbiamo visto che cambia. Adesso aggiungiamo, volevo fare almeno vederne una che funziona. Non c'è che cazzo voglia. Però è uno scritto, non funziona. Un tipo di script? Lo script non andrà perché quando fai run script, quello per un scritto, no? Ma quando fai run script non deve funzionare, eh? No, proprio non ti viene niente? Lo mettere la T maiuscola? Lo mettere uno con un quello? Perché mi sei messo la T maiuscola. Ma la... se ho uno, tu è uguale. Basta che tu sia maiuscolo e uno funziona. Sì, sì. Ok. È con la T maiuscola? Sì. Sì, esatto. Sì, in Python sono quelle robe ultra perfette, si incazza. Vabbè, almeno il tuo figa. Ok? Quindi abbiamo visto che dopo tanta fatica siamo riusciti a fargli cambiare il livello. Bene, ora vediamo un'altra cosa, il testo. Ok, il testo utilizzato per segnare punti vita, cazzi e mazzi. Ok, come facciamo? Facciamo un file nuovo, come al solito. Blender game, andiamo nell'1, ci posizioniamo la camera di nuovo. E poi ditemi quando siete pronti. Ci siamo? Allora, come al solito, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aggiungere un testo, in questo caso un testo vero e proprio. Ok? Allora, come dicevo, dalla 2.63, se non mi sbaglio, hanno finalmente modificato e migliorato la modalità di, come si dice, di gestione delle variabili tramite testo, ok?
fino a poco tempo fa cosa succedeva? Voi per fare il testo che scriveva dovete tranquillamente avere la vostra immagine, lo dicevo un'altra volta, la vostra immagine con tutte le lettere, mettere l'UV mapping, poi linkare l'UV mapping al testo, dire a Blender che quello era un testo dinamico, bla bla bla, testo di una madonna, no? Fortunatamente nella 263 hanno modificato tutto questo. Come funziona adesso? Dobbiamo obbligatoriamente entrare in modalità Blender Game, ok? Dopodiché andiamo sempre nel Logic Brick e notiamo cosa abbiamo. Abbiamo Add Text Game Properties. Ok? Questo cosa mi permette di fare? Mi permette semplicemente di mettere questa variabile qua, si chiama text, al mio oggetto. E possiamo scegliere che modalità dare, come abbiamo pensato la volta. Dove lo tiro fuori il... Hai fatto il testo? Eccolo. Vedo che c'è una roba stupidissima. Facciamo uno always and... Anzi, facciamo invece di always, vado a prendere il tasto space. Se meno si elenca. Quando prendiamo il tasto space, cosa facciamo? Andiamo a cambiare la proprietà, giusto? Ma la proprietà di chi? La proprietà del testo, ok? Cosa mettiamo? Non so, del god e le virgolette, tipo, ok? Cioè la vostra variabile, il valore che dovete andare a segnare poi dovrà essere scritto in tra le virgolette, se non sa fare. Quindi adesso premo la P, se premo spazio mi va tipo colon destra. Ok? Nel caso mettessi un contatore tipo le monetine di... Le monetine di Mario ti basta mettere obbligatoriamente un integer. Ok. Quando, fate così, quando premiamo spazio gli va a incrementare il valore, ok? Un valore più uno, ad esempio. Sì, no, è più semplice. Però stavo pensando, niente, dobbiamo mettere qua uno. Add, cioè. Esatto, fai un add. Mi sa che dobbiamo mettere più uno, se non sbaglio. Ne fa uno poi. Allora, devi mettere integer, di mettere valore 1 come default o 0, da dove vuoi far partire la variabile, la variabile. E poi di mettere come valore più 1, non devi mettere 1. Però mi va in doppia da 1. Così adesso. Ah, scusa, add. Più 1, se non sarà. Ok? Teoricamente, adesso non l'ho mai fatto, ma se io voglio mettere 50, e gli metto meno 1 dovrebbe fare un conto alla rovescia. Okay. Questo è un modissimo, una figata pazzesca, cioè io perché ho visto sta roba qua? Perché l'altra volta, cioè quando volevo prendermi la lezione per avere da farvi vedere, ho detto allora la classe non scrive anche per meno, sì, sì, può andare anche in negativo lì. Se ti quello va a manetta, se metti quello che continua a fare finché non lasci il tasto. Ah, ok, sì. Comunque, cosa devo dire? Che il discorso è questo. Io ho detto, ma se noi lavoriamo, perché il trucco delle versioni precedenti di Blender, qual era? Era quella appunto di avere questa mappa UV, con le varie trasparenze, eccetera, eccetera. Lui cambiava la coordinata dell'UV a seconda della lettera che lui doveva far vedere, ok? A parte che era dentro la morte. Però io dicevo, però tutto quello funzionava se tu eri in modalità multi-texture. Ma se tu eri in modalità GLSL, quella roba lì usciva una bella schifezza con un bel cubo, un bel piano normale. Ok, allora io ho detto, ma noi lavoriamo solo in GLSL ormai, quindi come si farà in GLSL? Loro ho cercato, visto questa nuova features che ha messo nella 263, quindi di conseguenza sono riusciti a implementarla. Quindi anche questo è una cosa molto carina. Ok, fatto questo, adesso vediamo realmente di realizzare uno sparatutto in terza persona come Resident Evil.
Allora, dico Resident Evil, ma in realtà prima ci facciamo un bel girettino su internet per vedere un po' le, come dice, l'idea di terza persona, perché non c'è una sola modalità di terza persona. Facciamo un esempio. Partiamo da, vabbè, partiamo da Tomb Raider, che è quello che ha creato in terza persona, infine, ok? E così vediamo un po' le caratteristiche che hanno. Prendiamo proprio la versione rozza Tomb Raider, così vediamo che riusciamo a capire. Ok, punto 1. Allora, notiamo, rispetto a Resident Evil, che sicuramente voi conoscerete, abbiamo la visuale della, del personaggio molto lontana. Ok, molto lontana rispetto alla camera. Adesso sta roba qua, voi la riuscireste a fare occhi chiusi nel suo giochino. Occhi chiusi. Beh, occhi chiusi la riuscite a fare. Voi pensate solo al cubetto che si muove e fare collisioni con le varie cose e parte l'animazione relativa. Qui sembra tutto figo, non è altro che il cubo che si rallenta e fa parte l'animazione della, arrampicata. Ai tempi non c'era Blender, immagino. No, infatti no, dico, però dico, sì, sì, adesso, ora come ora riuscireste a farlo tranquillamente. Ok, questo quindi viene detto con terza persona, dove hai la camera libera, quindi la camera può girare in 360 rispetto alle, alla scena, e abbiamo una visuale appunto bella lontana del soggetto. Che bello. C'è l'acqua. Poi partiamo da quest'altro, che è un gioco che i possessori di PS3 non possono non conoscere. Il giro salto di nazionale. Esatto, questo utilizza più o meno, vabbè, però adesso c'è della pubblicità bella, dai. Notiamo sempre il discorso del vai, da dove vai? Vedete che ho detto ora forse veniamo. A me a casa oggi è partita 7-8 ore. Ah sì? Vabbè, parliamo con la gira che fa anche abbastanza intuitivo. Allora, vediamo. Guardando video di videogiochi, quindi non so se è quello che mettono solo le allora, andiamo qua direttamente. Allora, qua in terza persona, da notare, più o meno è come quello di Tomb Raider. Ok, è molto più figo da vedere, è molto più tutto, però notate solo la camera come messa. Lui comunque a distanza di, rispetto alle, alla camera, Questi sono cambi di... Queste sono proprio scene che vanno a subentrare, Ricordo di usare cos'è il camera per fare una cosa del genere. Io trovo un sensore, devo mangiare un camera per fare una. Sì, qui voi secondo me, adesso quello vediamo in realtà. Dovreste mettere più che camera, dovreste mettere che la camera deve puntare sempre al, all'oggetto, ma lo vediamo, faccio proprio questo, all'oggetto. E quando la camera va a sbattere, quindi mettete anche un cubo allegato alla camera, anzi la camera legata al cubo, il cubo è legato all'oggetto principale, esatto. Quindi quando l'oggetto va a sbattere contro il muro, per fare un esempio, non può oltrepassare il muro. Ok, quindi si ferma e continua a attaccare l'oggetto comunque. Queste che sono tutte figate, pazzesche, tutto bello, ma in realtà qua sono scene che partono di animazioni. Ok, poi, vabbè, qui ci dice di guardarci anche Star Wars, ma fa un po' schifo. Ditemi un gioco in terza persona bello. Presenti io, 4. Quello volevo farlo vedere per ultimo. Dead Space, vedi la pistola. Dead Space, vedo in prima persona, perché fosse solo primo tre, ma così vogliamo anche poi detto prima. No, ma l'ultimo non è più molto horror. Sì, è solo per vedere un attimino la visuale, come tiene la visuale. Così tanto, ci sto giocando oggi. Qui la camera invece è molto più vicina. Questo è molto Resident Evil come camera, Un tipo di Gears of War, sta camera. Esatto, Gears of War. Si allontana quando deve correre, quando si lascia parte si avvicina, quando spari si avvicina. Non si potrà fare. Un po' più lenta, comunque. Infatti, sono tutte action, tutte action sulla camera. Questa è la cosa odiosa di avere la vita dietro una sera. Sì. Ok, comunque. Sono già liberare lo schermo da sì, uno stratagemma. Ah, mi spese, mi piace un sacco. Io ho giocato sul cellulare a manette. Sì, il cellulare l'ho finito.
Io no, Sì, prendiamo, devi vedere se è il 3 però, perché scusa, se è la versione, cioè quella originale del 3 era vista dall'alto, sì, leggermente dall'alto. Guardate, il gioco dura mezz'ora, di cui mi sono sbagliato. No, sempre si muove, sì. Okay. Anche qua la telecamera è già più distante rispetto agli altri, molto più ad Tomb Raider. Questo, se vogliamo, come idea è molto Tomb Raider. Le azioni che sta facendo lui sono molto simili a quelle di Tomb Raider. Solito il rivale più maschio del campo. No, no, infatti. E boh, adesso vediamo quello per la quale noi ci ispireremo oggi, che è Resident Evil. Ma Resident Evil 4 o c'è cioè Resident Evil originale? No, 4, dal 4 no, 4 al 5. Di quella camera lì, no, da dietro, così. È a capoccia. Lì, quindi c'è la capoccia. E qua abbiamo 3 ore di... Se la parte 15 qui, per finire il gioco, ho fatto 800 parti. Sì, infatti. Okay, quindi con la camera molto ravvicinata. La cosa particolare dei terza persona in questo modo è che praticamente l'oggetto deve essere sempre attaccato alla camera stessa. Cioè, se io ruoto la testa di lì, anche l'oggetto si deve vedere, ok? Magari la camera si deve spostare leggermente. Questo è un po' un casino. Infatti quando obbligatoriamente dovete farlo col tutore, se no diventate matti. E vi faccio vedere poi lo script che poi vi ho già dato, quindi potete tranquillamente utilizzarlo, eccetera eccetera. Questo è praticamente quello che io cosa ho montato il cubo e il GameCube solo per giocare a Resident Evil 4. Va bene, quindi vediamo un attimino. Allora partiamo dalla questo qua, template temp. Che cos'è il template temp? È una roba. Non ce l'ha lui, allora dategli la chiavettina. È un controllo che ho trovato su internet per la camera, che poi ho hackerato affinché avesse le robe per la terza persona come serviva a noi. Ok? Questo vi faccio vedere direttamente cosa permette di fare. Adesso ci metto la sfera di dato per capire. Non si vede. Ah, non si vede perché la tiro via. Ok, questo è quello che voi vedete fuori dalla camera. Se voi entrate in camera vedrete questa roba qua. Dobbiamo adottare un attimino con la camera. Ok, fate finta invece della sfera che ci sia la testa del personaggio. La sfera non facciamo farlo. È template temp, io solo che l'avevo nascosta, quindi le proprietà dell'oggetto era invisibile. Ma ce la spostiamo un po' di più. Col tasto V, se non mi sbaglio, avanti tutto. Questo qua non si vede logicamente perché è un piano, però notate che sta andando avanti. La cosa bella è che la camera poi di conseguenza, vedete, è carina, che ruota attorno all'oggetto e potete tranquillamente spostare in alto e in basso. Ok? Quindi questo è un controllo ibrido tra un Resident Evil e un Tomb Raider. C'è anche il controllo sulla rotellina? Sì, lo zoom. Sì, sì. Quindi c'è la rotellina del personaggio. E il controllo sulla rotellina, che sembra tanto figo, cazzo, ma hanno messo anche il controllo sulla rotellina, come si fa semplicemente? Grazie al discorso del mouse down.
Wells down vuol dire width down, vuol dire la rotellina è giù, allora mi vai a aumentare, diminuire la Z della camera. Basta. Sei l'unico che fa questo tipo di avvolgimento, perché di norma non lo fanno. No, cioè, non mi pare. Nei videogiochi c'è il PC di solito, la rotellina per zoomare. Comunque è una controllo che di due secondi a metro te lo tieni e sei a posto. Di solito non si può un selettore di armi. Ecco, se no meglio il selettore. Però se non mi sbaglio, negli ultimi giochi, quelli come animale tipo Mortuce, cioè, alcuni puoi rotellare per zoomare dentro, forse Diablo stesso, quindi può zoomare per zoomare. Sì, è richiesto, Allora, vediamo 30 secondi giusto per il pitone. Ah, poi un'altra cosa che ho messo, scusatemi, e l'ala D che mi fa traslare praticamente l'oggetto, ok? Non c'è una rotazione della camera, c'è un traslaggio dell'oggetto, ok? Ah, non ho messo il controllo sulla S perché non lo mettete voi, ormai si spiega facile. Ok. Allora, come dicevo, queste sono le prime robe che facciamo vedere il controllo della camera stessa all'inizio. E qui praticamente vi fa vedere cosa succede. Ok, allora, qui va a beccare le posizioni del mouse all'inizio. Si crea le sue variabili, delle hold X, hold Y, ovvero per lui poi fare una leggera sensitività tra la nuova posizione della Y, la nuova versione, posizione della X nuova, e fa una piccola transizione in modo che l'animazione sia un po' più fluida nello spostamento. Ah, poi succede anche un'altra cosa, fatemi in memoria. Praticamente niente, va a beccare appunto la sensitività che potete settarla voi. All'inizio ci sono queste variabili, io l'ho settata a 1 e lo speed l'ho settata a 2. Più aumentate lo speed, più praticamente il movimento sarà veloce e anche il walk sarà veloce, perché poi l'ho tirato via, sarà proprio un po' del walk, quindi potete evitarlo. Perché lui ha anche tutti i controlli delle WASD direttamente con il Python. Però nel nostro caso io, cioè, meno Python vi do, meglio è, perché così almeno sapete come, cosa, cioè non potete stare a imparare i controlli del programma e linguaggio di programmazione per poter fare le robe. E poi niente, applica la rotazione, questo è lo smooth, quindi praticamente lui che prende il valore della hold X che aveva preso in precedenza e praticamente aggiunge la parte nuova e crea appunto questo effetto di transizione un po' più smussata, e poi va a applicare la rotazione prima nella X, poi nella Y alla vostra camera, in modo di poterla ruotare correttamente quando voi muovete magari il mouse sinistra e destra nella rotazione. Ora partiamo, ok? Allora, io vi faccio anche un'altra, cancellatevi il live che vi ho fatto e il 50, così vediamo come settarlo. Allora, per partire di cosa abbiamo bisogno? Principalmente dell'omino, ok? Quindi, andiamo a prendercelo, facciamo un append. Andiamo in player packet, object, e ci prendiamo questo robo qua e l'armatura, se non mi sbaglio, e basta. Fatto un load, dovremmo avere l'omino, ok, ce lo ruotiamo. Cos'è l'importante? L'importante, il primo. Aspetta, ve lo rifaccio così lo faccio. Append. E l'armatura. Aspetta, facciamo un append, adesso l'hit bag e l'armatura. Poi ce l'avete, facciamo una rotazione di 90 gradi, logicamente. Mettiamolo come volete, cioè statelo voi come volete. Andiamo a spostare. Lo mettiamo praticamente in centro a questo cubo nuovo e in mezzo alla pallina. Per comodità, secondo me, ora come ora vi conviene. Ma del testo sto. Sì, è del texture, ci mette tanto tempo a caricare. Definitivamente. Mettete una visuale come camera,
e l'altra visuale normale, perché così avete già l'idea di cosa la camera sta inquadrando. Ok, ora rimettiamo in invisibile il nostro, la nostra sfera, proviamo a ridare una P e proviamo a vedere che succede. A livello teorico l'omino rimane fermo e tutto il resto si muove. Ok, perché si muove? Perché in realtà è la camera che si sta muovendo, non è l'omino. Perché se io adesso mi muovo con la W mi va a nascondere l'omino. Quindi cosa devo fare? Punto 1. Vincoliamo l'armatura dell'omino. Meno male che la camera cerca di tornare sempre dritta. In che senso? Se io inquadro in basso, sì, e poi lascio il mouse, la videocamera torna dritta. Di botto, mi prova a vedere. Non so se magari ho cambiato qualcosa. Non so vedere. No, aspetta. Se lo faccio io il quadro così, dopo un po' lascio e torno sulla sua gola, adesso. Perché magari vai a collidere con qualcosa, eh? Magari hai messo troppo vicino la camera. Allora, qui dicevamo che andiamo a imparentare l'armatura al cubo. È proprio di Ron, questo? Sì. Sì, ma l'ho ripreso questo qua. Qui c'è, questo da internet, scarica. Quindi prima... prima l'armatura, poi il cubo. Oppure clicchi sull'armatura e dici fammi a creare qua imparente, mi vai a mettere il parente con Ron. Adesso si clicchiamo con lo spostino sotto. Ok, ora notiamo subito che succede. Allora, qui possiamo già settare come vogliamo la, la vista, ok, rispetto alla camera. Vogliamo che si veda tutto l'omino, sposto la camera indietro e si vedrà tutto l'omino, ok? Senza stare intermatti, ok? Quello è meglio animarsi. Le mani cose si muovono. Sì, dovrebbe muoversi così, proprio a cazzo. Sì. Tanto ormai l'animazione si vede fatta, quindi dovete solo migliorare. Ok? Oppure vogliamo che la camera sia attaccata al, al personaggio per dare proprio l'effetto di Resident Evil. Andiamo a appiccicarci la camera all'oggetto. Possiamo farla ancora più vicina. Fantastico, come si può. Esatto. Molleggia. Cos'è che fa la C la E? La C la E non dovrebbe fare niente. Ah, c'è scritto. Sì, ma quelli l'ho cambiato. Ah, ok. Ok, quindi comunque avete già i controlli per fare un Resident Evil, a questo punto. Quindi vabbè, quando ti dicono i preventivi per i video qua, abbassati, perché qui sai che ormai con la grafica a 4 minuti lo tiri fuori. Sì, sì, è vero. E poi vi sto facendo vedere le cose che voi fate a mano. Sì. Anche voi, anche le librerie, cioè ci mette proprio un millesimo, eh. Sì, oddio, io voglio sperare come possiamo fare. Cioè, lo studio li faccia tutto da zero, usi gli asset. Mi piacerebbe, Se usi Unity, il 90% sono asset, eh. 90%. Almeno che li editi, se li customizzi, non ci facciano qualcosa. Loro si customizzeranno, però customizzare è invece di farmi la camminata a destra, la camminata a sinistra, certo. Cioè, no, proverò questa animazione per fare Robocop, te lo giuro. Cosa? Proverò questa animazione per fare Robocop. Ok? Vuoi fare la tua animazione? Sì, ma ho fatto proprio un secondo di animazione. Ho fatto di meglio nella mia carriera di animatore. Ok, poi a sto punto cosa ci vuole? Lo scenario, giusto? Quindi facciamo un append e non mi ricordo più come si chiama lo scenario. Mi sa che sono i cubi. Facciamo metterci anche un plane. Wall. Mettiamoci questi qua, poi andiamo a eliminare quelli che non ci interessano. Quindi a fare la vediamo se c'è già questo piccino lo tenere, vediamo se ne quante. Eh sì, ci metterà un'altra vite e mezza, perché è un'altra botta. Ragazzi.
Funziona? Quanta aria hanno? 16. Solo 16. Ah, 16. Sì, adesso una cosa dove leggera. Sì, sì. Allora, qua iniziamo a vedere come ho fatto l'oggetto. Allora, punto 1 l'oggetto, ma solo l'ho scaricato da BlendSwap, quindi non l'ho fatto io. Tant'è che senza questa giuntina dell'oggetto che poi andrà a nascondere, della scala, non riusciva ad arrampicarsi sulla scala, ok? Perché aveva le alzate troppo alte, quindi nella dinamica andava a sbattere e non riusciva a salire. Allora, anche lì, come si fa a risolvere il problema? Non sarebbe abbastanza lo stesso. Devi proprio dargli una bella spintarella. No, perché come al solito... Ma quindi, ma è strana. No, mi sa che era dopo della sfera, posso eliminarlo. È tipo un crescente in una sfera gigante, però la sfera è invisibile. È un brutto. Cade giù perché... Sì, però vedi che però se per esempio se messo sulla scala, dopo un po' va per terra. Ma per terra perché la ringhiera è troppo bassa. Lui adesso qua è abbastanza alto rispetto alla ringhiera. Il cubo. Adesso per colpa del cubo. Beh, cioè, volendo, voi per risolvere il problema, qua ci mettete una parete, e siete a posto. Non riuscirò mai a beccare l'oggetto. Se qua ci mettete una parete. Una parete altissima e avete risolto il problema. Lo mettete su in verticale e siete a posto. A livello teorico in realtà lo dovreste fare, modellare già correttamente senza mettere queste patch per non far cadere l'oggetto. Altro che muri invisibili. Beh, una roba così e sei sicuro che l'oggetto per la fine non ti cada più praticamente. Perché? Perché vanno a sbattere contro quello che è impossibile che cada. Non vi conviene, cioè in realtà la cosa migliore sarebbe avere, perché spesso avete il preset, avete tempi già fatti, perché sapete che le scale devono avere quella determinata grandezza di scalino, sapete che la ringhiera deve essere determinatamente alta, sennò cade l'omino, cioè logico, quelle sono tentativi e prove che volete fare voi all'inizio, logico, cioè, ma una volta che sapete che avete quell'oggetto, avete quelle determinate cose, avete quelle collisioni, avete quelle cose lì, praticamente poi la realizzazione di tutto il resto lo sapete già. Se poi modellate in Blender Unity, sapete magari che lo scalino deve essere metà Blender Unity, per fare un esempio, quindi metà quadratino di Blender, piuttosto che un trentesimo, cioè una volta che avete un'unità di misura base, da lì poi potete tranquillamente andare a creare il vostro gioco. Allora, altra cosa che adesso dobbiamo creare è praticamente il testo, l'abbiamo visto prima, il testo in modo che io lo so, posso prendere la vita, posso andare a prendere, il caricatore, eccetera, eccetera. Allora, non so se avete notato, non so se funziona, fammi vedere. Il cubetto per ruote, esatto, quello l'ho fatto semplicemente perché fossero stati quei punti vita. Il cubetto per ruota cos'ha? Non ha altro che una proprietà chiamata, io l'ho chiamata life, ok? E che cosa fa? Dice semplicemente che, cosa da solo l'animazione e basta. Nelle onde cosa gli ho messo? Non mi ricordo neanche più. Cosa gli ho messo dentro le onde? Vediamo. Se collide con qualcosa che è la proprietà life. Sì, probabilmente gli ho messo qua, esatto. Se qua c'è la collisione con la roba life, non c'è perché hai eliminato il testo. Ecco. Comunque teoricamente mi vai a mettere il testo e adesso li andiamo a mettere, ok? Altra cosa dovreste fare è al cubo stesso o alla vostra roba live l'eliminazione degli oggetti in sé, se no continuate ad andare a prendere la vita. Infiniti. Ci sono i trucchi. Come cheat mode potreste farlo solo nascondere ma non eliminare. Esatto. Quindi mettiamoci il test e lo facciamo. Ok, mettiamo il test, l'abbiamo visto prima, facciamo la rotazione di 90 gradi come standard. È un po' difficile. Il test lo andiamo a avvicinare alla camera. E poi adesso poi vi farò vedere sicuramente un bug che salterà fuori che dovrete poi calcolarvi come risolverlo. Questa schifezza però andiamo a nascondere direttamente.
se aggiungo più testo quello fa un punto, mi fa casino. No, ho visto se scrivo 100 HP devo fare, devi scrivere 100 e poi HP, due testi separati, quindi esatto. E notate, dovrà essere davanti, cioè davanti proprio come primissima inquadratura Leone. E poi gli facciamo in modo che quando saliamo sale su di... Ah, ricordiamoci, quindi mettiamo la text game engine property eccetera eccetera, mettiamolo come intero, ok, imparentiamo di conseguenza il numero alla camera, diamo un control P. Non so se avete notato, facendo control P che vi dice anche di solito volete fare un imparentamento tranquillo o volete mantenere anche le trasformazioni? Questo forse ha messo un nuovo. In Alt P c'è per cancellare poi il kit transformation. E nel control P, sai che l'ho notato questa versione, ci ho fatto caso così notevolmente nell'ultima, in questa versione, ma 264 solo. Secondo me l'ha messo in automatico. Vabbè, comunque. Prima o dopo la messa, era figata, usiamola e via. A questo punto quello sopra o quello sotto? Quello sotto. Che è successo? È benissimo. Gente che si è preso. Sì, a me. È strano. Attenzione in modalità OpenGL, cioè GDSR. Sì. Ma siamo troppo distanti. No, c'è però non si vede, devi capire, stai guardando, forse è troppo piccolo, eh sì, esatto, perché lui lo riconverte in test, in pixel praticamente, per essere corretto. Ma perché lo devi riconverti in pixel? Lo riconverti che cos'è? È proprio una feature in modo che così non è più cioè non hai i vettori, che non hai occupazione di poligoni. Ah, te lo rasterizza. Te lo rasterizza a volo e te lo mette. Però diventa sempre un oggetto? Cioè sempre un oggetto 3D? Abbiamo visto prima, facendo la prova con lo scenario, cioè il selettore, che non viene considerato. È un oggetto in 3D in realtà, perché se devo cedere il vacuo... No, infatti dice questo. Sì, adesso non so, a me va di culo, non succede. No. Cioè, vedete, succede. Sì, proprio in robecca... magari come un'immagine su un piano. Esatto, è proprio un'immagine su un piano, insomma, che ti viene generata all'inizio e ti viene cambiata al volo. Ok, facciamo finta che ci piaccia comunque, anche perché è l'unico sistema veloce, altrimenti dovete andare di robe tutto a mani. Perché non stai mettendo l'attenzione all'interno del collision box? Come l'avevi metterlo all'interno del collision box? Cioè, bisogna farlo tipo un rai, no? Sempre che saremo sempre visibili anche quando vai dentro le texture X-Ray dice. Però non so bene se si può fare, non so se l'X-Ray, perché l'X-Ray è solo una questione di display nel magari l'ha messa per vedere, no? No, non c'è. Vediamo però in dinamico se possiamo fare qualcosa. No, no, non c'è. Niente, vediamo lo statico e finita lì. Nel materiale dell'oggetto magari non c'è quello. Nel materiale dell'oggetto, vediamo. Tipo invisible text. Presentation. Ah, magari il test. No, sparisce lo stesso. Sì, sparisce.
Basta che guardi giù, se comunque va via, già guardando giù. Però che va via in casa. Perché qui non c'è il controllo del blocco della Inse, della Inchio. Ecco che qua bisogna fare il controllo per 60. Qui basterebbe mettere nel controllo qua un blocco. Va bene, quindi facciamo semplicemente appunto che nel momento in cui il leone va a beccarsi l'oggetto nel cubetto, quindi va contro la proprietà dell'oggetto. Spero che fosse il nostro oggetto sfero, potremmo anche eliminarlo. Oggetto sfera, secondo me può andare a casa. Facciamo gruppare, un tartuno, ci serve l'oggetto sfera, niente, non lo possiamo eliminare. Allora, andiamo a dirglielo. Allora, l'oggetto quando va contro proprietà l'icon l'abbiamo fatta, però succederà, selezioniamo anche lui, ci andrà a mettere un add properties, facciamo un add property text 50, ok? Quindi selezionate anche il vostro testo. Qui ci dovrebbe essere già il controllino che avevo fatto in precedenza con la collisione. Sì, facciamo andare, facciamo add 50. E poi teoricamente, se vogliamo ancora farlo già subito, facciamo un edit object e andiamo a rimuovere lui stesso. Infinito. Così almeno siamo sicuri che... A questo punto qua abbiamo anche il controllo dei punti vita. Ti è rimasto il teste, no? Cosa testa? Non ci sono le mie cose che dobbiamo fare. Il gioco. Non ci sono potente questa cosa, cercando di togliere, mi sono dimenticato di mandare 50 single test, non ci sarei, non ce la fa, mi chiama, ok, sparisce il test, per me è il materiale, c'è la uscita, la differenza, si va da lì sotto il testo, che si è dovuto, okay, si sente aperto il cubo, sale. Ma sparisce il testo perché tu sei nella GPT del testo. Ah, che scemo, è vero, ho eliminato le scemo, questo è vero. È un male che ci siete voi ormai. Io ho messo il controllo direttamente nel cubo. Sì, beh, sì, questo è un metro nel cubo. Nel cuberto, io ho messo, diciamo anche l'altra volta, al cubo mio. Io ho messo tipo personaggio, no? Le variabili del personaggio. Sì, 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 giusto. E su quelli faccio tutti il controllo che se il personaggio in quella parte, perché almeno ci sono meno controlli. Sì, sì, così almeno più controlli in meno. Cioè all'inizio non l'avevo fatto anch'io con le monetine. Vedi che inizia a fare i giochi, comunque inizia anche. Sì, sì, no, no, sì, anche non mi sparisce il cubo. Sì, sì, ma ho sbagliato io, ho detto una sfidata io. Facciamo come ci suggerisce lui invece e facciamo così, guardate. Allora, nel personaggio, quindi nel cubo, esatto, inseriamo una variabile nel player controller, quindi di estero, la variabile player. Entriamo direttamente nel cubo e diciamo che quando va col dire con la roba player va a eliminarsi in automatico. Ok, ma mi basta. Come aveva fatto di vecchio, esatto. A questo punto qua dovrebbe funzionare tutto. Andiamo. Ok, ce l'abbiamo fatto.
Quello effettivamente è il controllino più di una figata. Cioè, controllare Resident Evil lo fai veramente in fretta. Non essere la telecamera dinamica si allontana quando corre piuttosto quando... quando corre tu gli fai, quando premi la W vai a dare un'animazione alla camera, un action che la fai passare indietro, e gliela dai quando premi la W. E l'altro è quello di quando per una serie di corsa, esatto, lui si sposta. Ora, volevo farvi vedere un'altra chicca che ha le nuove versioni di Blender ed è molto potente. Allora, prendiamo l'esempio. Andiamo sempre alla camera, facciamo così, facciamo così. Volevo farvi vedere la questa, invece prendiamo, mettiamoci anche tipo la scimmiettina giusto per avere qualcosa sullo schermo. Allora, il Blender, giustamente, come al solito, fa le cose fatte bene. E praticamente cosa hanno fatto? Loro danno la possibilità, tranquillamente, di assegnare un filtro all'oggetto nel momento in cui voi muovete il mouse o fate qualcosa. Un filtro cosa vuol dire? Filtro vuol dire che, non so, facciamo finta, se io premo la W, ok? Come al solito per fare una prova, oltre a muovere, oltre a farmi qualsiasi altra cosa, posso mettere il filtro 2D. Notate? Hai visto? L'altro giorno. È molto potente. Filtro 2D, adesso vi faccio vedere al volo una cosa. Allora, voi sapete anche il discorso del motion blur, non motion blur, cosa si intende, giusto? Facciamo finta di assegniamo un motion blur, qua gli diamo un valore. Oggi non esagerare, perché se esagerate in tutti i computer vi va a scatti. Sì, troppo poco. Quindi lo diamo a chi? Lo date quando avviene il movimento. Ah, io adesso l'ho messo stupidamente quando premo la W, quindi stavo facendo così, non succede niente, adesso va a scatti. Mouse. Lo notate? Si vede poco, mi sa lì. No, si vede, si vede. Si vede? Il doppio. Notate? Sì. Bestiale è questo. Ma ci sono già anche i bloom, infatti simili. Allora, il bloom lo puoi scaricare, ci sono, li puoi scaricare. Perché la cosa è fichissima, hai il custom filter. Ti puoi scrivere i tuoi filtri personaggi e il personaggio da utilizzare. Ma per cosa li scrivi? Non lo so. Perché di solito molte cose le ho viste fatte in GLSL. Può essere che sono in GLSL, può essere. Non ti dico, non gli ho mai dato un'occhiata. Non so se li fa sinceramente. Oggi non fa troppo forte. Un bel abbracciato. Giusto, adesso so se lo fa. Se lo fai troppo forte. Adesso so che li fa. Esatto. Semplicemente non ti muovi, esatto. Per l'effettazza seppia. Sì. Vabbè, insomma, se hai il filtro personale anche tu fai quello tipo in CSI. Cioè, perché se ti fa reale questa roba qua non è male. Come scusa? Come quando in CSI mettono i vetrini, no? Esatto. Diverso. Quindi potete tranquillamente anche qua avere qualche effettino in più molto carino. O il che metteva il visore notturno. Esatto. Poi ci sono in giro un bordello di filtri già fatti. Se alzo troppo sembra come quando sei drogato, devi tutto sfogato in un videogioco quando eri drogato. Quindi sono customizzabili, potete anche mettervi i filtri direttamente nel nostro... Dilatazione dovrebbe allargarti tutto di top pixel. Esageriamo che è un 100. Questo bomba direttamente. È tutto un po' più enorme. Sì, è tutto giusto. Bene, quindi niente, abbiamo visto anche i filtri. Altra cosa da farvi vedere? Effetto sbaglio. Effetto. Effetto sbaglio. No, non era...
questo, il discorso dei filtri che poteva mettere di determinati